Io sono Elena, bentornati in questo nuovissimo video. Probabilmente se state guardando questo video è perché vi state ponendo la domanda: cosa faccio a casa? Sono stanco di vedere tutti i video di consiglia un libro, consiglio un film, quindi io evito di consigliarvi libri e film o serie TV da leggere o guardare durante la quarantena. Perché ormai sta esplodendo il web con questa tipologia di video. Poi ovviamente se volete dei consigli da parte mia per quanto riguarda libri soprattutto, potete tranquillamente andare a spulciare sul mio canale e andare a vedere i video consigli specifici, quelli che ho fatto in precedenza, oppure guardare qualche recensione o qualche wrap-up, magari più recenti che ho fatto, e lì troverete sicuramente degli spunti per quanto riguarda la lettura per i libri più belli che io ho letto e quindi vi consiglio. Anche per quanto riguarda i film, magari qualche volta ho fatto anche dei video al riguardo sulle serie TV e sui film, quindi sicuramente trovate qualche consiglio anche sul mio canale. Però non sono qui per consigliarvi adesso film, serie TV o libri, perché anche il mio canale è pieno, non solo il web. Infatti, volevo ovviamente consigliarvi altre cose da fare durante la quarantena. Allora, ovviamente, dico molto brevemente, se siete dei lettori forti o se siete appassionati di film e serie TV, ovviamente leggete i libri. Ovviamente, se avete tantissimi libri da leggere o tantissimi film da recuperare, serie TV da recuperare, perché magari nel tempo non di quarantena non avete avuto un minimo di tempo per leggere o guardare un film o una serie TV, però mi sento più in dovere, oltre questo, di consigliarvi di guardare non film e non serie TV, ma documentari, così potete accrescere la vostra cultura. Magari una cosa che non sapete neanche che cos'è, su un animale, su una, non so, una determinata pianta, che ne so, non lo so. Trovate dei documentari su internet, ce ne sono tanti, oppure la sera, se volete recuperare qualcosa, non so, non dico uno, Alberto Angela, se volete recuperare qualcosa, qualche documentario che ha fatto lui, storico, che è un punto come Alberto Angela, oppure un documentario sugli animali, ce ne sono tantissimi. Io ancora lo faccio, io sto aspettando Disney Plus per guardare qualche documentario, però potete farlo anche tranquillamente online, potete cercare qualche documentario, farmi un po' di cultura, insomma, non vi sto dando degli ignoranti ovviamente, però sapere qualcosa in più può far sempre comodo a tutti, quindi oltre a leggere i libri, quindi smaltire tutti i libri che avete a casa, che è la cosa migliore adesso, smaltire i libri in casa piuttosto che uscire e comprare altri, perché adesso la cosa importante è stare a casa e leggere i libri che si hanno a casa. Stessa cosa valgono per le film e le serie TV, naturalmente. Recuperate tutto quello che non avete potuto recuperare prima, oppure iniziate direttamente una serie TV nuova. Iniziate anche, appunto, non solo serie TV magari che diciamo, sono inventate o fantasy, magari guardate, non so, Chernobyl è una serie TV, mini serie TV, che vi spiega un po' cosa è successo a Chernobyl. Può essere uno spunto, appunto, ripeto, documentari, ci sarà Alberto Angela, oppure film comici, non lo so se vi interessano più i film o le serie TV comiche, non lo so cosa vi può interessare. Comunque io vi consiglio molto i documentari. Poi, sempre guardando in questo ambito, potete, se proprio a tempo perso, provare a scrivere un finale diverso, un finale alternativo di un libro che avete letto e di cui non siete soddisfatti del finale. Vi è piaciuto talmente tanto che però il finale ha rovinato tutto. Io magari provo a farlo, ancora ho provato, però potrei farlo anch'io. Cambiare il finale di un libro, creare un finale alternativo appunto e ovviamente poi non so se volete anche pubblicarlo magari.
Esistono vari siti dove pubblicare le proprie storie, scrivere una storia, una mini storia, un fanfiction, dei vostri pensieri. Io uso Wattpad, per esempio. Vi linko il video che ho fatto su una delle schede tempo fa per quanto riguarda la mia esperienza su Wattpad, che è sicuramente un po' cambiata rispetto a quando ho registrato quel video, però diciamo che generalmente le mie idee sono rimaste quelle. Poi magari in futuro farò un video anche su Wattpad, però non addentreremoci in discorsi che non c'entrano. Quindi diciamo che in realtà sarebbe una buona idea scrivere qualcosa che appunto sarebbe un finale alternativo, un libro, un film, una serie TV, non lo so, e poi pubblicarla, magari farla conoscere al web, magari qualcuno può essere anche d'accordo con voi, potete trovare qualcuno che è stato insoddisfatto dal finale di quel libro, quella serie TV, quel film, e quindi potrete anche, non so, fare nuove amicizie sul web. Potete scambiare opinioni con qualcuno che è d'accordo con voi o in disaccordo con voi, ovviamente ognuno ha la propria opinione. Poi discostiamoci un po' da libri, film e serie TV, quindi dalle cose nerd. Possiamo iniziare a imparare una lingua nuova. Ci sono anche online, si può trovare magari anche qualche cosa semplice, non ovviamente iniziare a parlare una nuova lingua così fluentemente, però si possono imparare delle cose anche piuttosto semplici di una lingua che non si è mai parlato. Non so, io adesso ho iniziato anche tempo fa con lo spagnolo, con il tedesco. Sono lingue ovviamente diverse, lo spagnolo molto simile, quindi mi sto trovando anche un po' meglio, ma diciamo che da dopo la mia esperienza in Spagna, dalla mia vacanza in Spagna, mi sono fissata di voler imparare lo spagnolo. Ovviamente sono andata molto a riletto, adesso so parlare poco, diciamo che mi so esprimere in realtà, ho raggiunto un certo livello che mi so esprimere, so capire cosa mi dicono, ovviamente molto lentamente, perché se no, se uno mi parla così non capisco niente. So anche piuttosto rispondere, diciamo, magari chiedere delle indicazioni, non so, fare un pagamento, cose del genere, insomma, ecco, cose molto semplici, presentarmi, fare nuove amicizie, fare un discorso anche abbastanza semplice. Con il tedesco è un po' diverso, perché diciamo il tedesco è molto molto diverso rispetto all'italiano, lo spagnolo che o qualsiasi altra lingua neolatina, perché è completamente diversa. Però anche lì diciamo che sto avendo un po' di difficoltà, essendo molto diverso. Io avendo 22 anni ormai la mia mente si sta chiudendo e non è più una spugna come quella di un bambino. Però si può imparare una lingua nuova, ecco, si può iniziare a parlare una lingua nuova, ovviamente ripeto, non fluentemente come uno vorrebbe, penso. Però ovviamente io, per esempio, sto iniziando a leggere molto molto in inglese, voglio ferrare molto nell'inglese e iniziare appunto a ferrarmi anche nello stesso modo con lo spagnolo. Però non è mai detto niente. Comunque poi possiamo anche sistemare i nostri social network, magari rendendoli un po' più belli, un po' più, non so, presentabili. Io l'ho già fatto, non ho ancora finito, penso, cioè sono abbastanza soddisfatta, però non completamente perché ci sono un sacco di cose ancora da fare. Però diciamo che al momento penso di averlo sistemato, mi piace così. E comunque, se volete, sotto in descrizione c'è il mio link del profilo Instagram, se mi volete seguire. Se volete prendere spunto ovviamente anche dal mio profilo, fate pure. Comunque, al momento mi piace così. Ovviamente, oltre a ripulire i social network, se sono i social network, possiamo anche magari ripulire la posta elettronica. Io lo faccio spesso in realtà, però maggior ragione in questi giorni. Possiamo eliminare tutta la posta che non ci serve più, magari qualche pubblicità. Io ho un sacco di pubblicità perché lascio la mia mail in giro, non so che non dovrei farlo così spesso, però elimino tutta la pubblicità che mi arriva e lascio solo le mail più importanti, magari le mail dell'università o insomma dalla banca, cose importanti insomma, e elimino tutto il resto. Quindi tutte quelle email che non vi servono potete cancellarle, magari sono tantissime, fate un po' alla volta e vedrete che la vostra posta elettronica diventerà un po' più ordinata e saprete dove andare a cercare le cose importanti, le email importanti. Poi, sempre quanto riguarda l'ordine, possiamo tranquillamente prenderci un po' di tempo per risistemare le foto che abbiamo sia sul telefono sia sul computer.
magari quando passiamo le foto dal telefono al computer, non so, ci dimentichiamo di cancellare dal telefono, oppure le lasciamo così in giro sul computer, magari non solo ma risistemare le foto, soprattutto per quanto riguarda il computer, possiamo sistemare il desktop, magari catalizzare determinate cose, sistemare un po' le cartelle che abbiamo sul computer. Anche questa cosa io la faccio normalmente quando non c'è niente da fare, però maggior ragione durante la quarantena. Noi lo stiamo già facendo, mio padre lo sta già facendo, ha ricacciato un vecchio computer, quindi stiamo risistemando un po' di foto. Comunque questa è una buona idea, ovviamente se avete tantissime foto da risistemare, tantissime cose da risistemare, fate un po' alla volta, un po' al giorno e poi sarà tutto perfetto. Poi possiamo anche risistemare camera nostra, possiamo pulire a fondo tutte le librerie che non facciamo mai, perché io so che, non lo so perché, ma forse non lo fanno vedere, ma sul web quando si fa reorganizing bookshelf, per esempio, come dicevo nel mio reorganizing bookshelf, pare che tutti non puliscono mai le loro librerie, quindi questo è il momento giusto per sistemare le vostre librerie, pulirle al fondo, vedete poi che profumo, e risistemare magari la vostra libreria, fare il vostro bookshelf tour, no, fare il reorganizing bookshelf e poi magari anche il bookshelf tour. Se avete un canale YouTube, io sono molto pro al bookshelf tour, a guardarli, a farli un po' meno, anche se poi sono sempre soddisfatta del risultato che esce. Poi possiamo sperimentare nuove ricette, perché no? Soprattutto per gli amanti della cucina. Io non so cucinare, però mi diverto a guardare i video di Benedetta fatto in casa per voi. Non so se la conoscete. Mia madre la segue molto ferreo, in modo molto ferro, e sta sperimentando cose che, cioè, tipo, quando mai hai fatto questa cosa? Perché la guarda sul canale di Benedetta fatto per voi, fatto in casa per voi. Quindi possiamo sperimentare tranquillamente nuove ricette. Poi possiamo anche fare una cosa un po' alternativa, che ovviamente io penso ne farò un video, perché questa è un'idea molto interessante, e scrivere una lettera per voi stessi del futuro. Io penso che ne farò un video, farò un video alle linee del futuro. E sarebbe interessante poi, magari fra un anno, 10 anni, non lo so, decidete voi, e rileggere quella mail, quella, non so, qualsiasi cosa sia, rileggere una lettera nel futuro. Magari io dico, non so, Elena, fra un anno, 5, 10 anni, 15 anni, 20 anni, non lo so, quando sarei sposata, quando avrei dei figli, non so, comunque, e sarebbe un'idea interessante, perché ho visto in realtà che qualcuno ha già fatto qualche video del genere, però io non l'ho mai fatto, vorrei sperimentare e fare questa cosa, magari vedremo in futuro cosa ne uscirà. Poi, ovviamente, come ultima cosa, se siete studenti, che sia delle medie, elementari, superiori, vabbè, forse chi è elementari no, però magari anche già delle medie, superiori, università, magari potete studiare, perché anticiparvi per gli esami che dovrete fare a giugno e luglio, o magari anche a settembre, anticiparvi così almeno fate, studiate un po' adesso, perché tanto chi di tempo non ce l'ha nessuno indietro, così in estate dovete studiare di meno, perché ovviamente avete fatto già una parte del lavoro adesso, soprattutto con le lezioni che state seguendo voi dell'università, ma anche qualcuno delle superiori sta facendo le lezioni online, quindi perché no anticiparvi con lo studio, magari facendo un pochino alla volta, magari non so, siete, non so, 4 ore la mattina, solo studiare tutte le mattine e poi riposarvi il pomeriggio come faccio sempre io, però comunque è già una cosa, è già un po' alla volta, un po' ogni mattina recuperate tutto quello che magari qualche esame che non avete fatto nel primo semestre, o magari voi delle superiori, medie superiori, che avete qualche debito, studiate magari per recuperare dei debiti, e perché no, guarda che, cioè, è importante recuperare, è importante studiare un pochino alla volta, soprattutto per noi dell'università, anticiparsi un po', perché poi studiare l'estate non si crea a nessuno. E quindi meglio studiare adesso in inverno che siamo in quarantena piuttosto che in estate, quindi magari fate anche subito gli esami, nel primo appello fate subito gli esami, così poi non dovete studiare più per l'estate. Io, per quanto riguarda i miei programmi, ho
rientra tutto a giugno, non so come farò, però per l'8 luglio dovrei finire gli esami, quindi se studio adesso per bene, per l'8 luglio finito gli esami. Poi vediamo che succede, se dovrò rimandare qualcosa, forse un esame dovrò rimandare, però non è detto ancora niente. Comunque, questo video è finito qua. Se vi è piaciuto, lasciate un like, fatemi sapere nei commenti le vostre idee, cosa fate durante la quarantena, cosa avete fatto, cosa guardate, cosa leggete, non lo so. Fatemi sapere nei commenti cosa avete fatto, perché vorrei anche da voi qualche spunto. Perché oltre a queste cose io sinceramente non lo so, perché ci manca ancora un sacco, oltre aprile, forse vogliono ancora allungare quanto pare, quindi ci sarebbe un sacco di altre cose da fare, però non lo so, fatemi sapere nei commenti. E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.